Sasso a Sant'Antonio Abate, lei in un altro quartiere, però ogni anno ci tiene a venire qui. Io veramente sono tanti anni che non manco neanche un anno a venire in questa festa, anche perché è una tradizione antichissima che e condivido tutti gli anni. Insomma, anche perché un santo che praticamente ha adorato gli animali per tanti anni e addirittura l'hanno fatto santo, e per questo sono molto contento, anzi guai se non ci fosse. Comunque è una bellissima festa con tanta gente, poi ho visto il complesso qui davanti alla chiesa, tipo Mandato, che conosco benissimo, Mastro Paolo e compagni, insomma, e quindi mi fa piacere rincontrarli tutti. Speriamo che anche l'anno prossimo sia così, come tutte le altre cose. Sindaco di Bartolomeo, una tradizione che si rinnova come ogni anno e porta tanta gente qui in un quartiere abbastanza popolato di Campobasso, Sant'Antonio Abate. Questa è una delle tradizioni più belle di questa città. Questa è Campoasci, zona storica, centro storico e la gente più vera proprio di questo quartiere. È una tradizione che poi bisogna ringraziare questi ragazzi che la portano avanti di anni in anni, anche con tanti sacrifici e senza l'aiuto e il contributo di nessuno. Il comune questa volta ha contribuito per quello che poteva fare, però il ringraziamento più grosso va a loro, giovani ragazzi che anno per anno hanno rinnovato questa tradizione, mantenendo viva anche tra i piccolini quello che è la campobassanità vera. Appunto, una tradizione a 360 gradi, dai più grandi ai più piccoli, e poi è il bello che vengono da tutta Campobasso, non solo da questo quartiere. Non v'è dubbio, questi sono tutti abitanti di qua, ma sono venuti anche dagli altri quartieri, anche dai quartieri di via Lombardia e via Sicilia, ma il cuore, il nocciolo di Campobasso è questo, è questa città e le tradizioni che rinnovano questi ragazzi e lasciano un'eredità ai piccolini perché si possa continuare poi nel futuro. Siamo con la signora Nina e il signor Mario, che da Campobasso, sono di Campobasso ma di un altro quartiere, vengono ogni anno qui a Sant'Antonio Abate. Perché? A parte per la devozione, perché è un santo molto sentito, ma anche perché poi ci sono queste belle canzoni campobassane. Io sono fatta per le cose campobassane. Signor Mario, a lei piace questa festa? Sì, sì, molto. Perché? Che è una tradizione che da tanti anni, no? E noi eravamo ragazzini quando si veniva qui a Sant'Antonio, si benedicevano tutti gli animali e poi si faceva la festa la sera. Adesso si continua? Sì, continuano, e speriamo che non la tolgono di mezzo questa festa. Alberto Tramontano e Stefano Ramundo. Ogni anno si rinnova la tradizione di Sant'Antonio Abate, la cultura, il turismo, tanta gente insieme. Tantissima gente, tantissima passione, tanto entusiasmo che passa attraverso alcuni personaggi che sono la storia della nostra città. Sant'Antonio Abate è il cuore del borgo antico, il cuore di Campobasso, una festa straordinaria che sta crescendo anno dopo anno, soprattutto per l'impegno dei cittadini di Campobasso che amano le nostre tradizioni e che con tanto sacrificio cercano sempre di sostenerle e di portarle sempre più in alto. Sacrificio, la cultura popolare, fondamento di Campobasso e del Molise. Assolutamente sì, è bellissimo vedere come la città risponde a questa festa che pian piano era andata un po' nel dimenticatoio, e questi ragazzi, Nicola Mastro Paolo innanzitutto, hanno fatto un'opera pazzesca, anche sostituendosi alle istituzioni molte volte e riuscendo a tessere piano piano con le persone, ridando ripiantando il seme delle tradizioni, che è una cosa importantissima, e tendenzialmente hanno fatto un'opera meravigliosa ed è sempre un piacere ritrovarsi qui, poi con la città sempre pronta a questi eventi. È il giusto modo di rivalutare le tradizioni anche in ottica giustamente di turismo e quant'altro.
Appunto, il turismo, Alberto è assessore provinciale al turismo, da un piccolo quartiere si può fare turismo? Assolutamente sì, naturalmente deve essere inserito all'interno di un disegno strategico di promozione territoriale, però se si parte davvero dalle fondamenta, cioè dalle tradizioni che appartengono al nostro popolo e le istituzioni si pongono come coordinamento, come regia, ci sono le carte per poter rilanciare anche il nostro territorio dal punto di vista della promozione turistica. Noi abbiamo tantissimo a Campobasso, abbiamo i misteri, abbiamo il Venerdì Santo, abbiamo l'Infiorata, abbiamo il Presepe Vivente, il Sacro Monte, i Crociati Trinitari, abbiamo un patrimonio straordinario di tradizioni popolari sulla quale è un dovere costruire. Stiamo facendo tanto, dobbiamo fare molto molto di più, lo dobbiamo alla nostra città che è straordinaria. Viva Campobasso! Non è preparato niente, voi lo sapete. È tutto live! Fratanda canto, fratanda ri, che ce ne frega a nudo la gris, dove le arice, canampa tua, teniamo la festa di Sant'Antonio. Sta degustando i cavatelli di Sant'Antonio Abate fatti dagli scout, come sono? Sono buoni. Quindi sono da li consiglia? Certo, certo, perché no? Lei di Campobasso adesso vive un po' fuori a Vinchiaturo, sì. Però ogni anno torna per questa festa. Sì, sì, certo, una bella occasione per sia per la ricorrenza, diciamo, del santo, per il fuoco e per assaggiare i prodotti che fanno gli scout, sì. Viaggeranno che tanta cu si tenutano poca paura, ma questa fatta tanta si vince. Non poteva mancare anche quest'anno la nostra intervista ad un campobassano doc, doc di questo quartiere, Carlo Mancinelli, da anni affezionatissimo, nonché residente proprio qui. Sono nato qui a via Pennini numero 62. Quindi sono della zona, nativo, sa come si dice a Campobasso, nato, cresciuto e pasciuto. E si continua a stare qui con sempre tutti qua. I residenti, questa bellissima festa, tradizione antichissima della città di Campobasso. Moltissimo, guarda, questi sono tutti campobassani che si ricordano ancora la festa, veramente, che è l'unica che è rimasta ancora di Campobasso, è bellissimo, c'è anche il sindaco, ci sono tutti, e anche lui è di Campobasso. La religiosità con la messa, la benedizione degli animali, la processione e poi anche il momento ludico con i tipici cibi di Sant'Antonio Abate. Qui abbiamo anche la pizza di granone, i cavatelli, la salsiccia. Sì, poi si fanno le fave cotte, c'è chi mangia pure altra roba, diciamo un po' di pancetta, perché qui si usa così, delle volte si fanno pure sulla brace, tutta sta roba così, ma è un'usanza che la fanno quasi in tutto il Molise. Per noi di Campobasso i cavatelli, perché noi sant'antonani ci mangiamo sempre a Sant'Antonio cavatelle e carne pure. Come sempre ogni anno non può mancare, poi avete accresciuto questo momento ludico con le maitunate. C'è Nicola Mastro Paolo, è grandissimo, ma sono tutti bravi. C'è Antonio Mandato con il Cerone e Michele Jacobucci, tutti quanti bravi ragazzi che suonano da diversi anni queste musiche qua, e sono bravi veramente, tutto campobassani doc, pure loro. Tutti, anche loro, tutti campobassani. Poi vediamo davanti al palco c'è una grande folla che arriva fino oltre il fuoco. Sì, c'è anche gente che non è di qua, però delle altre zone, diciamo Mascione, La Foce, che corrisponde sempre a Sant'Antonio Abate, però vengono pure quelle da fuori. Voi siete bravi a richiamarli ogni anno qui. Ogni anno cerchiamo sempre di migliorare.
contrario. Quest'anno è stato bellissimo, sono un sacco di gente in più e ci fa piacere. Speriamo che l'anno prossimo ce n'è ancora di molto di più. Noi ve lo auguriamo e ovviamente quest'anno tra tante cose anche i 12 mesi avete fatto. Abbiamo fatto anche un po' di 12 mesi, ho fatto un po' la figurante, il mese che faccio sempre io, agosto, l'ho fatto un po' solo per far vedere un po' al popolo che ancora esistono i 12 mesi e li rifaremo ancora, non vi preoccupate. Allora noi vi seguiremo. Carnevale li faremo. Allora noi aspettiamo il vostro richiamo anche per questa tradizione e che la cultura popolare continui a crescere. Sempre, anche i nostri figli faranno quello che faremo noi. Sì, quando parlo, mai mai è sbagliato, pure San Giorgio sta un po' arraiato, vento comune, steva un gallo, c'ha miezza la vista e tutto un cavallo.